Avevo chiesto di atterrare a Reggio Calabria per poter prendere come ogni volta il ferry boat che mi portava a Messina e poi il treno come sempre fino a Siracusa. Avevano cancellato la linea per Pachino e Capopassero e questo lo giuro, non lo potrò mai perdonare. Grazie maestro. Faccio l'amore liberamente quando mi va di farlo. Se non ci riesco me ne dispiace e ci riprovo il giorno dopo. Loro no. Schifano il sesso perché se lo sognano giorno e notte e non hanno il coraggio di ammetterlo. È solo per questo che mi disprezzano. Senti, bello, io ho deciso di passare un pezzo della mia giornata con te e di rispondere alle tue domande. Ma se continui con questo atteggiamento da leccaculo ti sbatto fuori dai coglioni, chiaro? Senti qua, il mio ultimo film. L'hai visto, no? Sì, ti è piaciuto? Moltissimo. Da sentire. La stampa nuova. Il nostro somma autore suppone di scandalizzare l'uditorio con qualche inaudito corpo nudo, con dito, udito e udite, da qualche flaccido genitale in rigoroso primo piano. Questa è, secondo costui e i suoi scandalizzati sostenitori, la vetta dell'arte. E anche tuo padre. Già era silenzioso prima, figuriamoci dopo. Io scendo a fare due passi. Con tutta questa pioggia. Come ti chiami? Rocco. E i tuoi fratelli? Quali fratelli? Quanti fratelli c'hai? Quattro. L'hai visto il film Rocco e i suoi fratelli? Dove lo fa? Ce l'hai la ragazza? Sono a due. E con quale fai all'amore? Con tutte e due. Bravo Rocco, bravo. Tu sì che mi piaci. Ti va quella la porta, puoi sempre andare a dare il culo a qualcun altro. Non sei un genio e nemmeno gli somigli. Nelle porcate dei giovani artisti si può già sentire puzza di talento, invece tu puzzi soltanto di ordine geometrico e di ortografia. Non c'è né sangue, né sudore, né sperma imputridito. Quando ero professorino di scuola ci mettevo due mesi di lavoro per guadagnare quello che mi danno oggi per una merdata che scrivo in due ore. E ho vissuto fino a 24 anni in una casa senza cesso. Hai sentito, Valerio Varzo? Fino a 24 anni io ho vissuto in una casa col cesso fuori. La mattina mi alzavo al gelo e andavo fuori a pisciare. Scusa. Sai se c'è un ristorante da queste parti? No, qua no, devi andarci. Senti, hai già cenato? Eh? Ti andrebbe ad accompagnarmi?